Eccoci, buonasera, iniziamo questa diretta con un minuto di ritardo, quindi direi puntualissimi. Ditemi se si sente bene, se ci sono problemi. Come avete letto, questa è l'occasione per provare un po' a fare il punto della situazione sulla fusione. Votiamo 11 e 12 novembre, ormai siamo alle porte, per provare un po' a sfatare alcune bufale che vengono bugie, che vengono messa in circolazione da chi pensa di giocare più sulla paura che sulla proposta, e poi insomma per ascoltare voi. Ecco, quindi se ci sono domande, interrompetemi, scrivete commenti, io cercherò di rispondervi in tempo reale. Dunque, io credo che ormai tutti a Dicomano e a San Gaudenzio sappiano che fra qualche giorno voteremo per un appuntamento fondamentale per i comuni, che è la fusione. Fusione dei comuni significa una cosa molto semplice, significa fondere due realtà amministrative, cioè noi mettiamo insieme due uffici comunali, due strutture comunali, non stravolgiamo la vita delle persone, cerchiamo semplicemente, questo è lo scopo, di rendere più servizi ai cittadini, di cercare di aumentare per come sarà possibile la felicità dei cittadini. Questo è lo scopo. Non abbiamo nessun altro tornaconto. Lo dico perché qualcuno pensa bene in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, di far credere ai cittadini che ci sia un tornaconto personale dei sindaci nel proporre la fusione dei comuni. Io e Alessandro, grazie a Dio, lavoriamo, non dobbiamo campare di politica. Faccio presente che il nuovo sindaco avrà lo stesso stipendio del sindaco di Dicomano, quindi non ci saranno neanche maggiori introiti, anzi ci saranno maggiori grane, penso, perché gestire un comune nato da una fusione non sarà semplicissimo. Siccome qualcuno pensa bene di dire che la fusione è un patto d'affari fra i sindaci, è bene che inizi a moderare i termini, perché sulla correttezza e la lealtà non si scherza. Dunque, quindi perché ci siamo messi all'anima di proporre questa cosa? Dopo proverò a tracciare un po' velocemente, non voglio annoiarvi, il percorso che abbiamo fatto, ma tutto nasce da una domanda. Pensiamo che sia giusto, opportuno, corretto per noi amministratori continuare a sopravvivere o vogliamo provare a fare qualcosa di più per i nostri territori? Quindi da qui parte la riflessione. Nei comuni ormai da anni le entrate sono in diminuzione, per la verità negli ultimi 3 o 4 anni i trasferimenti da parte dello Stato si sono bloccati, non hanno subito ulteriori diminuzioni, ma di fatto quello che i comuni riescono a spendere in termini di servizi è quanto hanno fatto storicamente negli anni. Difficilmente riusciamo a fare di più. La fusione ci consente di provare a dare una svolta a questo, di provare a immaginare un comune nuovo, di provare a immaginarlo sapendo di avere a disposizione risorse. Non è una cosa scontata. Le risorse servono appunto non ai sindaci, non servono agli amministratori, servono ai cittadini, servono al territorio, servono per investire. Poter in questa fase provare a immaginare qualcosa che non c'è per noi è stato un regalo, perché solitamente i sindaci si perdono le giornate a capire dove risparmiare qualcosa e non dove investire qualcosa. Invece abbiamo fatto un percorso molto, molto lungo, con i cittadini, che ci ha portato a formulare un progetto. Spero sia arrivato nelle case di tutti, altrimenti è consultabile sul sito dei comuni, del comune di Dicomano e del comune di San Gaudenzio. Un progetto che finalmente prova a dare una svolta ai nostri comuni. Allora, cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di prendere i contributi che arriveranno, e sono circa 13 milioni, e di destinarli per la grande parte a fare un investimento per far sì che il comune nuovo costi meno ai cittadini. E se il comune nuovo costa meno, sarà possibile
o agire sulle entrate, se è necessario, quindi ridurle, le entrate da cittadini chiaramente, le tasse, oppure quello che risparmiamo, investirlo in servizi. Faccio degli esempi, noi abbiamo bisogno di far costare meno il comune. Allora, per farlo costare meno, per esempio, dobbiamo agire sulle utenze, come faremmo in ogni nostra casa. Allora, se vogliamo mettere il cappotto agli edifici, dobbiamo fare un investimento. Poi dopo l'investimento io avrò una riduzione delle bollette del gas, ma per fare l'investimento ho bisogno di molte risorse. Allora, noi abbiamo destinato, ad esempio, 2 milioni di euro per efficientare, 2 milioni dei 13, per efficientare gli edifici comunali e per far sì che costino meno. Oppure abbiamo pensato di fare un piano di manutenzione straordinaria sulle strade comunali. Noi siamo comuni che hanno molti chilometri di strade comunali, per Dicomano penso a Corella, Bricciana, Santa Lucia, Celle, Poggio a Valle, insomma ne abbiamo molte. Un piano straordinario di 700.000 euro per intervenire in maniera importante sulle strade. Oggi siamo abituati a fare piccole toppe, ma le piccole toppe ci obbligano gli anni successivi continuamente a rimetterci le mani. Lo sapete se le vivete come me queste strade. Allora l'idea di fare un investimento che consenta di asfaltare ampi tratti di strade in modo che per 20 anni ci si scordi di quelle strade significa ridurre il costo a carico del comune della manutenzione di queste strade. Altri investimenti strutturali, abbiamo deciso di ridurre di 500.000 euro l'indebitamento dei comuni. Allora, ridurlo di 500.000 euro vuol dire liberare ogni anno una quota di capitale interessi che oggi paghiamo. Abbiamo deciso di investire 2.200.000 euro sugli impianti sportivi. Allora, questo serve per ridurre il costo a carico dei comuni di manutenzione ordinaria degli impianti. Insomma, abbiamo fatto una serie di investimenti per cercare di far costare meno il nuovo comune, proprio perché sappiamo che fra 10 anni potrebbero terminare i contributi. Questo da un lato. Dall'altro pensiamo che sia importante provare a rendere più bello, più accogliente, più attraente il nuovo comune per i cittadini e per i turisti. Noi abbiamo bisogno di non far scappare i cittadini dai nostri comuni. Vale molto di più per San Gaudenzio, molto meno per Dicomano, ma abbiamo anche bisogno di attrarre turisti. Allora, per fare questo dobbiamo fare investimenti. L'idea di mettere 400.000 euro nel turismo, facendo un punto di informazioni turistiche che sia degno di questo nome, facendo una rete di sentieri, ampliando la rete di sentieri che abbiamo, digitalizzando la rete di sentieri, promuovendo l'albergo diffuso, facendo una politica di marketing seria. Per fare questa roba ci vogliono risorse. Oggi riusciamo a mettere spiccioli. Domani potremmo mettere 400.000 euro. Oppure sul tema del commercio, l'idea di agevolare chi nel nuovo comune vorrà aprire una nuova attività, esentandolo per 5 anni dal pagamento della Tari, vuol dire mettere in tasca di queste persone che si trovano nella fase più difficile, che è quella iniziale, quella dell'investimento, qualche migliaio di euro, perché noi abbiamo a cuore che la nostra rete di imprenditori, di commercianti, di negozianti sia solida e abbiamo bisogno di trovare persone che hanno voglia di investire nel nostro comune, a differenza di oggi, dove ahimè si vedono che sono più le chiusure che le aperture dei negozi. Oppure la tutela dei negozi che sono lontani dal centro abitato, oppure le botteghe storiche. Insomma, vorremmo provare a dare un piccolo shock a questi settori, così come al settore dell'agricoltura. L'idea di esentare completamente gli immobili ad uso agricolo vuol dire, dal pagamento della Tari, vuol dire dare una mano a un settore importante che è per noi quello, appunto, quello agricolo. Quindi, da un lato ridurre le spese, dall'altro provare a generare con queste risorse un po' di economia, perché se vengono turisti a spendere, se riusciamo ad aprire negozi, facciamo piacere non solo al negoziante, ma a tutto il tessuto commerciale. Queste un po' sono le linee che abbiamo pensato e fra queste
ce ne sono molte, vi invito a leggere davvero l'opuscolo perché là ce ne sono di molte. Però mi preme, avrei tante cose da dirvi, ma siccome non vi voglio annoiare, aspetto le vostre domande e ora provo a sfatare cinque bufale che in queste settimane, in questi mesi, sono girate fra le persone. Allora, la prima bufala. Ci si dice che è stata negata alla cittadinanza la possibilità di avere informazioni chiare ed imparziali. A cosa si riferiscono? Noi abbiamo fatto un percorso importante con i cittadini, un percorso di partecipazione, nel quale abbiamo, grazie a un'autorità terza, provato a informare bene i cittadini del significato della fusione, di quali sono i passaggi e di cosa dovevano andare a cosa sarebbero andati incontro. Abbiamo chiesto anche loro di avere alcune, di darci alcune idee e le idee le abbiamo raccolte qui, quello vi dicevo, il progetto di fusione. Ci dicono appunto che non siamo stati imparziali e chiari. Beh, intanto chi dice questo ed è un gruppo che si racchiude in un comitato del no, dice il falso. Uno perché molti non hanno neanche partecipato a questi percorsi di formazione, di informazione, e chi ha partecipato, tutti i cittadini che hanno partecipato hanno potuto fare domande, hanno fatto osservazioni, hanno fatto suggerimenti, li abbiamo raccolti nel libretto. Abbiamo fatto molti incontri. Ad oggi abbiamo fatto circa 40 incontri. Abbiamo incontrato centinaia di persone. Quelle percentuali leggo, ripeto, sono di persone che non si sono mai presentate. Si dice appunto che non abbiamo raccolto le istanze di chi era contrario. Per la verità e per fortuna testimoni sono i cittadini tutti. No, le istanze le abbiamo raccolte, sono anche nei documenti, dice che appunto non ci sono sbaglia. Ad esempio, uno dei temi è quello di non aver sufficientemente dato risalto a una proposta che io ritengo peregrina, che è quella di far riprendere in gestione diretta dal comune il servizio idrico. No, da questa slide, per esempio, è stata presentata, si vede che il recupero della gestione delle risorse acquifere era uno dei temi che i cittadini hanno proposto. Poi, per la verità, niente ha a che vedere con il tema della fusione, ma lo abbiamo riportato molto serenamente, non abbiamo niente da nascondere. Quindi la prima è assolutamente una bufala. I cittadini delle 40 assemblee hanno avuto modo di parlare, abbiamo fatto incontri con i sindacati, abbiamo fatto incontri con l'associazione di categoria, abbiamo fatto incontri con le associazioni di volontariato, abbiamo fatto incontri con gli agricoltori, incontri con il personale che lavora nel settore del turismo, insomma, ne abbiamo fatti tanti. E sentirmi dire che non abbiamo ascoltato, non abbiamo fatto partecipare i cittadini e non sono stati informati correttamente, beh, credo sia una castroneria, forse solo perché c'è un'autorità che ha verificato il lavoro fatto e niente ha avuto da eccepire. Quarta bufala, il percorso di partecipazione è inutile visto che che è nato dopo il pronunciamento dei consigli. Allora, anche qua dobbiamo essere molto chiari. Come vedete, sono tutte questioni di metodo, perché nel merito entrano in pochi, tutte questioni di metodo. Cosa è successo? A marzo i consigli comunali, quello di Dicomano all'unanimità, con un'assenza importante, chi dice che il percorso di partecipazione è stato inutile, sono gli stessi che erano completamente, questa è la foto, assenti quando abbiamo fatto il dibattito in consiglio comunale sulla fusione. Allora, lezioni da chi in consiglio comunale non si presenta da mesi, da chi non ha partecipato ad un incontro sulla fusione, è difficile accettarle. Il Consiglio Comunale a marzo ha deciso di indire il referendum. Noi non abbiamo deciso di fare la fusione, abbiamo deciso di indire il referendum. Da allora sono partiti i percorsi di informazione con i cittadini, di partecipazione, dove i sindaci non sono stati protagonisti.
Chi ha partecipato lo sa e capisco perché se chi fa questa affermazione non ha mai partecipato non sa di cosa si parla. In quegli incontri i cittadini hanno avuto modo di parlare, di dire perché erano contrari o perché erano favorevoli, di capire, di fare domande per capire, insomma c'è stata piena libertà. Hanno partecipato credo più di 700-800 persone, appunto vi dicevo circa 40 incontri, quindi anche questo francamente, soprattutto visto il pulpito, è una osservazione che rigettiamo completamente. Terza bufala, la decisione è stata improvvisata e calata dall'alto. Una piccola cronistoria. Dunque, qui vedete il mio programma elettorale. Si parla del 2014, maggio 2014, io avevo già indicato nel programma, noi avevamo già indicato nel programma elettorale che dovevamo valutare l'opportunità di intraprendere percorsi di fusione amministrativa con i comuni limitrofi. Quindi non si dica che è una cosa che è partita in sordina. Io l'ho detto prima, le regole sono chiare. Signori, se votate me, sappiate che questa cosa la affronteremo. Non solo, era il 2015 quando ho chiamato a raccolta tutti i sindaci dei comuni limitrofi a Dicomano. Questa è l'agenda, era l'11 giugno 2015. E come vedete, a mezzogiorno ho incontrato tutti i sindaci per l'ipotesi di fusione. Quindi questa roba parte concretamente fra le amministrazioni nel 2015. È passato molto tempo, per molto tempo solo il comune di Dicomano e San Gaudenzio erano possibilisti, disponibili a valutare la cosa. Per ovvie ragioni abbiamo aspettato anche di capire se il comune di Londra cambiava idea su una chiusura iniziale a questa cosa, ma così non è stato. E allora abbiamo iniziato. Il 27 aprile abbiamo fatto il primo incontro con i capigruppo in consiglio comunale, dei consigli comunali. 27 aprile. Da lì partono una serie di incontri dai quali è nato il progetto. Abbiamo condiviso con i consiglieri lo studio di omogeneità fatto da ANCI. Insomma, da lì è partito tutto. Allora, è partito pubblicamente a marzo, voteremo a novembre. Che si parla di questa cosa sono mesi, mesi e mesi. L'idea che questo sia calato dall'alto, visto anche tutti gli incontri che abbiamo fatto, mi sembra eccessivo. Ma poi, come mai da parte di chi fa queste osservazioni, quando abbiamo fatto gli incontri anche dedicati ai consiglieri, non è mai stata alzata la manina per dire: signori, io non sono d'accordo, stiamo facendo troppo veloci, non abbiamo avuto tempo di discutere, per favore approfondiamo questo tema o quest'altro. Mai, mai, mai un'osservazione, salvo poi a 15 giorni dal voto dire no, ma è troppo frettoloso. È vero che appunto chi ha fatto questa osservazione, ahimè, neanche c'era in consiglio comunale o negli incontri perché non ha partecipato, quindi francamente, anche qua queste elezioni mi risultano un po' indigeste. Siamo già sul podio, questa è la numero 3, andiamo alla numero 2. Non ci sono interventi strutturali nel progetto di fusione. Questa è il top, questa è assolutamente il top. Vi dicevo prima alcuni esempi di investimenti strutturali. Ho provato a raggrupparli e chiunque ha letto il librettino, questa verifica la può fare in autonomia. Eccoli qua. Questi sono gli investimenti previsti nel progetto di fusione. E si dice non sono strutturali. Non lo so, 2 milioni e 200 mila euro sull'impiantistica sportiva, 400 mila euro sul turismo, 3 milioni e 420 mila euro in opere pubbliche, vie, piazze, 1 milione e 400 mila euro in piste ciclabili e percorsi pedonali. Interventi su strade comunali per 700.000 euro, estinzione di mutui per 500.000, acquisto di un immobile per eliminare l'affitto della biblioteca per 400.000, 2 milioni di efficientamento energetico, 700.000 euro per un nuovo teatro, perché credo che per noi sia necessario investire sulla cultura. Allora si dice che questi non sono interventi strutturali, e cosa sono? Io non pretendo che siano condivisi. Noi abbiamo provato ad ascoltare le richieste dei cittadini, delle associazioni e abbiamo provato a raggrupparle. Ormai amministriamo questo territorio da anni e
e ci siamo sentiti in dovere di fare una proposta, ma ascoltando. Come mai chi oggi dice che non si fanno interventi strutturali non ha mai di nuovo alzato la mano per dire io le risorse, questi 13 milioni, li investirei così, li metterei tutte sulle strade, tutte sulle piazze, farei un ponte sulla Sieve, una base di lancio per lo shuttle, qualsiasi cosa. Sarebbe bastata una proposta. Ma una proposta non c'è stata, grazie a Dio, in quegli incontri non eravamo soli. E i cittadini hanno partecipato, forse anche qualcuno di voi che ora sta guardando, si è fatto un'idea di questo. È troppo facile criticare e basta. Bisogna anche assumersi la responsabilità di fare delle proposte. A proposito, apro una parentesi polemica. Questi sono i giorni nei quali abbiamo pensato di fare dei confronti. Dal mese di giugno noi stiamo chiedendo ai comitati che si sono costituiti, chi prima, chi dopo, e sono tre comitati e un gruppo consiliare che si sono costituiti per il no, abbiamo chiesto loro di confrontarsi. Bene, hanno declinato ogni invito, hanno rifiutato il confronto. Allora, delle due l'una, o sono irresponsabili, perché chi si assume la responsabilità di indicare come votare a delle persone, chi si assume la responsabilità di indicare un destino piuttosto che un altro di un comune, di un territorio, deve avere anche il coraggio di metterci la faccia, di venire a confrontarsi, di ascoltare quello che ho da dire io, che ha da dire il comitato del sì, che ha da dire il sindaco di San Lorenzo, e su quello dibattere e dare la possibilità ai cittadini di arrivare informati. Se questo non lo si fa, credo si sia irresponsabili. Oppure, se si è invece responsabili, non si è capito, o meglio, si è capito fin troppo bene quali sono i contenuti in gioco e si ha paura a esporli. Se si è deboli sui contenuti, si scappa. Questo è quello che credo. Quindi diteci voi cosa e perché, cosa siete e perché. Decidete di non confrontarvi con noi di fronte ai cittadini. Diteci perché non vi assumete la responsabilità di fronte ai cittadini di indicare una strada. Io non pretendo, noi non pretendiamo di affermare che questa è la strada migliore. Questa è quella che abbiamo individuato noi per sviluppare il territorio. Non è detto sia l'unica, non è detto sia la migliore. Ma confrontiamoci, non scappate. Andiamo al numero uno, siamo sul gradino più alto, ecco, scusate, non è questo, eccolo qua. A seguito della fusione chiuderebbero uffici postali, uffici comunali, carabinieri, farmacie e chi più ne ha più ne metta. Dunque, anche qui cerchiamo di dividere le cose. Gli uffici comunali, chi dice che chiuderanno gli uffici comunali, mente, è un bugiardo, va bene? È un bugiardo, perché noi l'abbiamo scritto nero su bianco nel progetto che gli uffici comunali rimarranno nel municipio di San Lorenzo e rimarranno nel municipio di Dicomano. Ma secondo voi ci mettiamo all'anima di fare un progetto di fusione e la prima cosa che proponiamo ai cittadini è di chiudere gli uffici comunali? Cioè abbiamo più personale e abbiamo più risorse e la soluzione è quella di chiudere gli uffici comunali? Ora, non importa essere degli statisti per capire che non stanno in cielo né in terra. Quindi gli uffici comunali non chiuderanno. Secondo punto, le poste, le farmacie, i carabinieri, le banche, nessuno di questi viene a chiedere il permesso al comune quando fa delle razionalizzazioni. Vorrei ricordare ai signori del no, che suggeriscono in maniera anche un po' viscida alle persone, mettendo il dubbio, la paura, il sospetto che potrebbe verificarsi questa catastrofe a seguito della fusione, che nel 2015 sia la posta di Contea, sia l'ufficio postale di Contea, che l'ufficio postale di San Gaudenzio ha rischiato di chiudere. E questo non perché c'era un progetto di fusione, ancora non se ne parlava di fusione. Questo perché c'erano delle norme che rischiavano di far chiudere e se oggi non hanno chiuso è perché i comuni hanno fatto o un ricorso a alcune norme come quelle di Comano o un ricorso legale come quello di San Gaudenzio.
Le banche, amici di San Gaudenzio, sono già chiuse e non perché c'era l'idea, non si sono avvantaggiate in vista della fusione. Hanno chiuso perché hanno fatto due conti. Non dico sia giusto, assolutamente, ma dico risponde a altre logiche, non quelle della fusione. La farmacia a San Gaudenzio rimane siccome un'attività privata, finché c'è un reddito, finché c'è un guadagno da parte di chi la gestisce. Quando non ci sarà più quel guadagno, la farmacia chiuderà. Allora, che si continui a mettere paura. Ah, sulle poste, peraltro, noi lo stiamo dicendo da tempo, ma siccome chi continua a mettere in dubbio, continua appunto a far finta che non esista, ve lo diciamo chiaramente e ve lo dimostriamo perché le poste rimarranno. Questa è la delibera di Agicom, che è l'ente che disciplina l'apertura e la chiusura degli uffici postali. Siccome l'ufficio postale non è un servizio privato, non è un servizio pubblico, c'è un ente che disciplina le aperture e le chiusure. Bene, questo ente dice, questa è la delibera che appunto norma questa roba, l'ente dice che c'è all'articolo 1, lo leggete, il divieto di chiusura degli uffici postali situati in comuni rurali che rientrano anche nella categoria di comuni montani. Allora, noi abbiamo cercato di capire se il nuovo comune è un comune rurale ed è un comune montano. Se leggete l'articolo 3 si legge: ai sensi del presente articolo si intende per comune rurale i comuni con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato. Il nuovo comune ne ha 41, tre volte meno, più di tre volte meno di densità. Quindi siamo un comune, saremo un comune rurale. E poi dice, per comuni montani si intendono i comuni contrassegnati come totalmente montani nel più recente elenco. Bene, il più recente elenco è quello dell'Istat che abbiamo recuperato di febbraio ed entrambi i comuni sono comuni totalmente montani. L'articolo 2 poi dice, sono esclusi da questa salvaguardia gli uffici postali che hanno un rapporto abitanti ufficio postale inferiore a 800. Bene, il nostro è 2200, quindi siamo più che tutelati. Ma siccome forse non sappiamo leggere, abbiamo chiesto all'Agicom, come tramite lettera, se avevamo capito bene, se davvero i nostri tre uffici postali, a seguito della fusione, sarebbero rimasti attivi, e ci hanno risposto di sì. Allora, amici del no, la piantate di andare, soprattutto dalle persone anziane, ad andare a dire spariranno tutto, che l'ufficio chiuderà, che gli toccherà venire in comune a Dico Mano a fare un certificato. Sapete di essere falsi, sapete di mentire e approfittarsi delle persone anziane, della buona fede delle persone anziane. Penso sia vergognoso. Quindi, per favore, piantatela. Non solo la fusione la si fa per aumentare i servizi, ma la si fa anche per avere un ente forte che nell'occasione in cui qualcuno proverà a ridurre i servizi sul nostro territorio possa reagire in maniera più importante. E forse un comune di 6.800 abitanti è più forte rispetto a un comune di 1.100 o a un comune di 5.600. Non solo, noi abbiamo anche detto che vogliamo implementare servizi. E allora, per esempio, un progetto che abbiamo deciso di inserire è quello di portare certificati anagrafici, certificati che vengono prodotti dall'ufficio relazioni al pubblico dei comuni, nelle frazioni, perché spesso, e nessuno si domanda come poter fare, le persone anziane non riescono neanche ad arrivare al comune. Chi abita a Castagno o a un mezzo pubblico si fa accompagnare, se no in comune non ci arriva. Allora, proprio per questo abbiamo pensato, grazie alle risorse nuove, grazie alla possibilità di ottimizzare il personale, di dire che una volta a settimana, ogni volta in 10 giorni, se non c'è urgenza, è il comune che va a casa del cittadino a portare il certificato e non viceversa. Allora, proviamo a rispondere un pochino. Elia, le poste italiane dicono che se il comune è unico, l'ufficio resta quello nel paese più grande. Elia, ti sbagli. Le poste non decidono, le poste sono il concessionario. Chi decide è che dalla concessione, che è Agicom, te l'ho dimostrato con una delibera. Tu hai un atto da mostrarci?
Hai qualcosa di scritto per dire che le poste dicono questo? Perché se no, già oggi l'ufficio postale di Contea sarebbe chiuso. Perché sul comune di Dicomano ce ne sono due di uffici postali, uno a Dicomano e uno a Contea, e guarda caso sono entrambi aperti. Io porto le norme, non porto le voci. Vi prego di fare altrettanto, per questo è importante confrontarsi. Poste italiane, qui c'è un simpatico dibattito fra Fabio e Lia. Penso Fabio dice quello che ho detto io. Poste italiane, che vuol dire? Non vuol dire niente. Guarda, dice Simona Fossati, guarda San Piero, non credo che ci sia un solo ufficio postale comunale tra Scarpino e San Piero. State più aperti, signori del no. È vero, Simona. E questo esempio di Scarpino e San Piero lo utilizzo per i carabinieri. Si dice, attenzione, con la fusione chiuderanno la caserma di Sango Denso. Oggi la caserma dei carabinieri di Sango Denso conta 2 persone. E i carabinieri confermano che non c'è nessun automatismo legato alla fusione. A San Piero è rimasta la stazione dei carabinieri e a Scarperia è rimasta la stazione dei carabinieri. Sono rimaste in entrambi i comuni e lo ripeto per la quindicesima volta. Se domani l'arma decidesse di razionalizzare, lo può decidere oggi, domani, domani l'altro, indipendentemente dalla fusione. Ma se dall'altro lato c'è un comune che cerca di dare una mano all'arma per rimanere sul territorio, non so come, ma cerca di dare una mano, cerca di fargli capire l'importanza di presidiare un territorio di 100 km quadrati come quello del Comune di Sango Denso, forse sarà più semplice. Gabriele, volevo chiedere, la possibilità che il governo revochi l'erogazione a partire da un anno per dei soldi stanziati comporterebbe l'introduzione dei progetti posti in essere, creando una lacuna e disattendendo il risultato finale? È una possibilità concreta? Se sì, esiste un piano B. Ottimo, questa è una ottima domanda, grazie Gabriele. Allora, chi è che decide quante risorse prendono i comuni? Lo decide una legge. La legge oggi dice che per i comuni che vanno a fusione delle nostre caratteristiche c'è un contributo in 10 anni di 12 milioni e 780 mila euro. È una legge. Io non so se cambieranno la legge. Così come le leggi, qualsiasi tipo di legge può essere cambiata, anche questa può essere cambiata. E quindi sì, se domani decidessero di azzerare i fondi, ci troveremmo a piedi. Così come va detto. Se decidessero di azzerare i fondi per la legge salva borghi, se decidessero di riprendere i tagli per i trasferimenti ai comuni, così come se decidono di mandarci in pensione più tardi, lo fanno tramite una legge. Allora, non ho la sfera di cristallo, non ho doti divinatorie, quindi non so se cambieranno la legge. A me però è dato, a me, a noi, è data conoscere la storia. Allora, negli ultimi 5 anni i contributi ai comuni per le fusioni sono triplicati. Non sono diminuiti, sono triplicati. Il comune di Scarpino e San Piero non solo ha preso tutto quello che doveva, ha preso di più di quello che doveva. Non solo. Io credo che se c'è responsabilità da parte di chi governa, se decidesse di cambiare idea sulle fusioni, direbbe che le nuove fusioni non avrebbero benefici. Ma siccome io in qualche modo sottoscrivo un contratto, quantomeno di onore, di rispetto istituzionale, di lealtà istituzionale, con il governo avviando il percorso di fusione, mi aspetto che sì, possano dire fine, signori, le fusioni non si fanno più, ma che portino a compimento le fusioni già avviate. Questo è ragionevole. Il piano B, no, non è che abbiamo tesori da attivare in caso questo non vada a buon fine. Io so una cosa, che così come oggi gestiamo il territorio con queste risorse, domani, mettendo insieme le macchine, solo mettendo insieme le macchine comunali, anche se, e sarebbe insomma un'eventualità da scongiurare, non ci arrivassero i finanziamenti, le stesse cose che facciamo oggi le riusciremo a fare meglio domani, non peggio. Spero di essere stato chiaro. Continuano fra Elia e Fabio. Giuseppe dice: chiarisci anche sul commissario prefettizio. Cosa chiede Giuseppe? L'iter. Allora, l'11 e 12 si vota per il referendum. Se l'esito sarà un esito favorevole, il 31-12-2018 i comuni si
sciolgono, si estinguono. Il 1º gennaio nasce il comune nuovo. Con la decadenza dei due comuni, decadono anche le giunte e i consigli comunali e quindi anche i sindaci. Chi porterà il nuovo comune al 26 di maggio, quando si voteranno le amministrative, lo porterà un commissario individuato alla prefettura. Quindi non c'è nessuna prelazione sui vecchi sindaci. I vecchi sindaci avranno solo, gratuitamente peraltro, l'onere e anche l'onore di accompagnare il commissario prefettizio fino al 26. Poi si vota e se il comune nuovo avrà tutte queste risorse, i cittadini potranno decidere di farle spendere a un sindaco del centro-sinistra, a un sindaco del centro-destra, a un sindaco del Movimento 5 Stelle. Il 26 di maggio riparte una storia nuova, riparte una storia nuova e chiunque sarà lì su quella sedia, perché di poltrone ne sono rimaste poche, potrà amministrare decentemente un comune. Io non credo che per il comune di Dicomano il no al referendum significhi la catastrofe assoluta. Noi sopravviveremo, continueremo a fare quello che abbiamo fatto oggi e forse le opere che sono qua dentro, riferibili al comune di Dicomano, non le faremo in 10 anni, ma magari le faremo in 40, ma probabilmente le faremo comunque. Forse il comune di San Gaudenzio questo lusso del tempo non se lo può concedere. Spero di essere stato chiaro, Giuseppe. Da Borgo sarebbe stato meglio lavorare, dice Massimo Rossi, rispondendo a Niccolò, per fondersi noi con Vicchio e poi con Scarpiero. Scarpiero Massimo non si può sentire, però va detto che insomma, è un percorso lungo, noi ci stiamo lavorando da tanto e credo che intanto la discussione sia aperta. Anche in Mugello, anche nei comuni del Mugello, penso sia importante. Nessuno mette in discussione l'amicizia Fabio e Elia. Spero di avervi dato un po' di informazioni, spero di essere stato abbastanza chiaro, ce ne sarebbero anche altre di cose da sottolineare. Vorrei però soffermarmi sull'ultimo punto, probabilmente, che è capire bene cosa c'è in gioco. E cioè noi, gli amministratori, i sindaci, si è preso l'onere di farvi una proposta perché alla fine noi non abbiamo deciso di fare la fusione. Noi abbiamo deciso di darvi l'opportunità di scegliere. Chi ha votato contro a San Gaudenzio, il Consiglio Comunale, ha negato l'opportunità ai cittadini di scegliere. Noi ci siamo assunti una grossa responsabilità, lo sappiamo. Penso sia una responsabilità positiva quella di aver innescato una discussione nei nostri paesi per discutere di come vogliamo il nostro futuro. Però una strada l'abbiamo indicata ed è una strada concreta. Abbiamo degli esempi vicino a noi, non siamo dei marziani, non stiamo sperimentando una cosa assolutamente nuova. È vero, in Italia non sono moltissime le fusioni. Ma la cosa è molto complicata da spiegare. Solo in Toscana la regione dà 2 milioni e mezzo per agevolare questo percorso, nelle altre regioni no, per esempio. E questo aiuta. Tant'è che in Toscana 80 comuni hanno discusso intorno alla fusione. Qualcuno poi l'ha fatta e qualcuno no, ma 80 su 270. Noi una responsabilità ce la siamo presa e una strada l'abbiamo indicata. Noi abbiamo detto, cari cittadini, se non volete sopravvivere, se non volete accontentarvi di quello che facciamo oggi, secondo noi c'è questa strada. Forse non risolverà, anzi, sicuramente non risolverà tutti i problemi, ma è una strada concreta. Chi dice oggi no, si deve assumere la responsabilità di dire qual è l'alternativa. Perché si dice che i progetti non vanno bene, ma non si dice quali. Si dice che non sono stati informati bene i cittadini, ma non si dice cosa dovevamo fare. Non c'è un'idea di sviluppo diverso del territorio. Prendiamone atto, non c'è. Io ho letto tutti i documenti, le lettere che vengono recapitate, manifesti. Si fanno tre proposte. La prima, un'area camper. Un'area camper. La seconda, e questo è legato al tema del turismo, ma per promuovere il turismo ci vogliono risorse. Quindi il tema è come fanno i nostri comuni a recuperare risorse i prossimi anni per fare investimenti? L'area camper, la ripubblicizzazione dell'acqua. Faccio presente che avete letto le interviste dei sindaci di Firenze,
dell'area fiorentina, a scadenza della concessione dell'acqua tornerà a essere pubblica, non in gestione dei comuni, ma pubblica, cioè Publiacqua sarà totalmente in mano ai comuni. E penso sia una scelta giusta. Ma che c'entra con la gestione in carico al comune l'idea di sviluppare il territorio? Almeno che non si pensi che la gestione pubblica sia più efficiente di quella di oggi di Publiacqua. Mettiamo a caso che la sia, di solito sentiamo dire il contrario, che la gestione pubblica è meno efficiente, ma diciamo che chi amministra sarà bravissimo. Si dice una cosa pericolosa da chi dice che dalla ripubblicizzazione dell'acqua possiamo ricavare risorse, perché si dice, cari concittadini, riprendiamo noi la gestione dell'acqua. Qualcuno dice, tanto basta un secchio di cloro. Riprendiamo noi la gestione dell'acqua, così che se il servizio ci costa 10, io fatturo 12 cittadini e quel 2 me lo metto nelle casse del comune per fare altri investimenti. Allora, alla faccia del lucro sull'acqua, chi l'ha proposto? Alla faccia del lucro sull'acqua, alla faccia dell'acqua bene comune. Se l'acqua costa 100, dobbiamo fatturare 100. Dobbiamo far sì che costi sempre meno, ma se ci costa meno, deve costare meno anche ai cittadini. La terza cosa si dice è di ricontrattare il debito dell'AIR. Anche qui c'è molta confusione sotto il cielo. I comuni non hanno un debito con l'AIR. Chi l'ha proposto intende il contratto di servizio con AIR, cioè quanto ci costa fare il servizio di igiene urbana. Allora, più o meno ci costa 1.100.000 nei due comuni, il servizio di, nel, nel comune di, 1.000.000 nel comune di Comano e 250.000 nel comune di San Gaudenzio. Ci costa, diciamo, 1.250.000 il servizio di igiene urbana. Chi dice che bisogna ricontrattare questa roba per trovare risorse? Dice esattamente quello che diceva per l'acqua. Se ci costa 1,250, magari cerchiamo di farlo pagare meno, 1.100.000, ma fallo costare meno a noi, ai cittadini, facciamolo sempre pagare 1.250.000, così ci rimane qualcosa al comune. Ignorano, ahimè, che c'è una legge che impone che il 100% del costo del servizio sia a carico dei cittadini, il 100% non di più. Il comune non può lucrare, non deve moralmente lucrare su questo. Per legge non può neanche intervenire con la fiscalità generale, si dice, cioè con i soldi del comune non può intervenire per abbassare la tariffa a tutti i cittadini. Ci sono alcune esenzioni per reddito o per cose particolari, ma non può farsi carico di abbassare la tariffa per i cittadini. Figuriamoci se è giusto che ci faccia un lucro sopra. Questo è quello che ho capito da quelle proposte. Se poi qualcuno del no è in ascolto, spero insomma mi possa smentire se ho capito male. Certo, per smentire poi ci sono appunto i dibattiti ai quali non partecipano. Mi chiarisci se può il valore che può avere il Parco Falterona e Casentino? Un valore grandissimo, è evidente, soprattutto per Dicomano. Dicomano diventerebbe la parte bassa del nuovo comune, la porta di accesso al Falterona, al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E quindi per noi quello deve essere un volano importante per il turismo. Ma come dice sempre il sindaco Manni, oggi è l'ente parco che fa qualche investimento. Se domani anche il comune, e noi abbiamo messo 400.000 euro, può fare la sua parte per incentivare il turismo nel parco, abbiamo tutti da guadagnarci. E qua vabbè, c'è una guerra in corso. Sembra giusto il discorso dell'acqua, dice Simone. Sì, credo sia ragionevole. Ecco, spero che sia ragionevole. Insomma, spero in questa diretta di avervi dato qualche notizia in più. Sto dando un'occhiata per vedere se mi sono dimenticato qualcosa. Quindi, niente, no, direi che ho detto tutto. Finisco quindi appunto con questa considerazione. Il nostro interesse è che arriviate consapevoli al voto dell'11 e 12 di novembre. Siate consapevoli anche però che da una parte c'è una proposta chiara, dall'altro c'è solo fumo negli occhi senza proposte alternative concrete. Mi auguro che i cittadini sappiano cogliere questa differenza, che non è una differenza di poco conto. Vi ringrazio, spero di aver risposto a tutti. Oh, mi dispiace Christian se è connesso ora. Christian, è dalle 6:30, tu che sei rappresentante del Comitato del No e ti colleghi solo ora. Vabbè, ti toccherà guardare se vuoi, rivedere la registrazione per sapere che ho detto anche senza chiaramente.
nessuna offesa sul comitato Difendi San Gaudenzio che tu rappresenti. Vi saluto. Ah, deve vincere sì, Gabriele, deve vincere sì in tutti e due i comuni. Quindi deve vincere il sì, il 50% più uno deve prendere il sì a Di Romano e lo deve prendere anche a San Gaudenzio, se no non si farà la fusione. Questa è una scelta che abbiamo accolto come indicazione dai cittadini che ce l'hanno chiesta in maniera forte, soprattutto a San Gaudenzio nella prima assemblea. Penso sia stato un atto di responsabilità. Quindi sì, deve vincere in entrambi e io spero che questo avvenga davvero. Se non c'è altro, vi ringrazio. Sì, non l'avevo letta, scusa Anna Maria. Vi ringrazio e insomma, vi saluto magari da qui al referendum e magari con Alessandro riuscirò a farlo apparire anche su Facebook. Ne faremo un'altra a qualche giorno dal voto. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti. Ciao.